All'interno del progetto abbiamo sviluppato delle azioni, la cui quella più forte è stata quella delle feste del rugby al femminile, dove comunque diciamo erano inclusi anche maschi, soprattutto se provenienti dall'attività scolastica che abbiamo cercato di promuovere. Il naming di queste feste è stato Non ragazze, no rugby, proprio a richiamare la massima inclusività del nostro movimento circa appunto i due generi. Sono state 13 feste in 13 città di 13 regioni differenti ed è stato un tour molto lungo e molto importante per il settore femminile. Importantissimo, ed è stato un po' la parte centrale di queste feste, è stato il momento di formazione, che è stato fatto appunto attraverso la formatori interni di FIR piuttosto che formatori di Terre des Hommes, dove praticamente abbiamo cercato di generare ulteriore consapevolezza nelle ragazze di quelli che possono essere a volte gli stereotipi di genere che vengono applicati. Terre des Hommes è una fondazione che si occupa dei diritti dell'infanzia e in particolare delle bambine. In particolare con FIR stiamo portando avanti questo progetto in cui avvicinare il mondo degli adulti, perché purtroppo ci sono un sacco di resistenze, e dei ragazzi all'idea che il rugby possa essere uno sport per bambine e per ragazze. Stiamo raccogliendo tante testimonianze per cui le ragazze che incontriamo, le atlete, ci raccontano di come sia stato difficile nella loro vita farsi ascoltare rispetto a questo desiderio, questa passione che hanno rispetto a questo sport, e pertanto l'idea è quella di fare un lavoro con loro di riflessione attraverso queste giornate, proprio perché si possano superare questi pregiudizi e stereotipi e far sì che più ragazze e più bambine possano avvicinarsi a questo sport senza incontrare tutti gli ostacoli e tutte le difficoltà che le ragazze ci stanno raccontando. Allora, abbiamo parlato del fatto degli, diciamo, stereotipi e comunque degli ideali che hanno altre persone rispetto al rugby, perché spesso magari si sente dire che il rugby è uno sport da maschi, che magari non sei portata, e invece magari tramite un'attività che abbiamo fatto con i cartelloni dovevamo creare uno slogan dove praticamente dicevamo che appunto il rugby è per tutti quanti, e comprese noi donne. Io ho iniziato che ero già grandicella, avevo già 22 anni, quindi diciamo avevo già abbattuto quegli stereotipi un po', anzi ero alla ricerca di qualcosa di alternativo, quindi io personalmente non ho dovuto affrontare il tema del è uno sport da maschi, non lo posso fare e tutto, ma ho visto persone accanto a me che magari mi dicevano ma come, ma giochi a rugby, ma perché, ma come, ma anche le femmine, insomma. È una conversazione che tipicamente ti succede di affrontare. E poi ho visto bambine che volevano provare e famiglie molto reticenti a farglielo provare, farglielo vivere. E questo dispiace, perché comunque è una perdita per il movimento in generale e poi per la bambina soprattutto. Io penso che il lato femminile sia importante in tutte le attività, specialmente anche qui nell'associazione e nel rugby. Si nota veramente un modo di approcciare qualunque cosa, progetto, come portare avanti un progetto, la capacità di saper portare avanti più cose contemporaneamente e anche in maniera proprio professionale, che non è così scontata. Quello che ci consola è proprio sentire la storia di queste ragazze che hanno avuto delle difficoltà da parte delle famiglie, della scuola, dei compagni, ma che trovano nel rugby in realtà una capacità di determinazione, di portare avanti la propria passione, e che quindi non le fa desistere. E questo, secondo me, va proprio a dimostrare il fatto che fare rugby non solo aiuta da un punto di vista della crescita fisica, del divertimento, ma anche proprio da un punto di vista di quelle che sono le abilità mentali che il rugby struttura e rinforza, quale ad esempio la determinazione, la capacità di credere in se stessi, la capacità di appunto portare avanti quelli che sono i propri obiettivi, e che questo serve nella vita a prescindere dallo sport. Sicuramente per superare questi ostacoli bisogna prima di tutto avere una mentalità più aperta possibile alle novità e alle cose
non convenzionale. E poi soprattutto dare dei modelli, modelli di giocatrici, modelli di persone che vivono il rugby, di dirigenti, che siano donne, e non è possibile creare tutto questo senza dei modelli, secondo me. Quindi più questa cosa del rugby femminile viene comunicata, più sicuramente ne trarrà beneficio l'intero movimento. Il lascito di tutta questa operazione fortissima che abbiamo voluto sul territorio italiano è sicuramente la riduzione del gender gap all'interno del movimento, un'ulteriore riduzione, perché chiaramente stiamo già facendo tantissime azioni, senza dimenticare però che diciamo, il genere femminile, essendo diverso da quello maschile, è giusto che abbia delle modalità differenti di potersi esprimere sia in campo che di essere accolta quando arrivano anche nella società più piccina di qualunque regione italiana.